Ciao a tutti! Oggi un video in cui vi farò vedere degli acquisti, anzi un ordine, un acquisto che ho fatto meraviglioso per me. Poi a voi magari no, è meraviglioso, raga, fidatevi. E poi dei prodotti che mi sono arrivati da un paio di aziende. Cominciamo dal mio ordine perché sono gasatissima, non vedevo l'ora arrivasse questa palette, perché si tratta sì di un'altra palette. E, quando l'ho vista le prime volte nei canali americani che l'hanno avuta inizialmente in esclusiva per farla vedere, pubblicizzarla, bla bla bla, solite storie, me ne sono follemente innamorata perché sono i miei colori. Infatti vedrete che, diciamo, come gamma colori non è proprio la prima che abbia. Molto spesso scelgo queste tonalità e quindi questa non potevo non averla, anche perché trattasi della Sora Anastasia Beverly Hills, cioè lei. Ovviamente la palette è la Modern Renaissance, questa. Io l'ho presa sul sito di Beautylish, perché? Perché con il cambio del dollaro veniva decisamente meno, questo è il sito, poi ve lo lascerò linkato nel box info, rispetto a prenderlo sui siti inglesi con il cambio della sterlina. E siccome volevo prendere anche un altro prodotto, sempre di Anastasia, che vi farò vedere dopo, era ancora più vantaggioso, quindi vedendo un po' di qua, un po' di là, come faccio sempre io, no? Vado, cerco dove mi conviene. Scusate i rumori di sottofondo, ma stiamo a tagliare l'erba. Oggi è colpa nostra, non posso dare colpa ai vicini, agli uccelli, a quelli che passano qua sotto, all'autobus, alle sirene. È colpa nostra, stiamo a tagliare l'erba, quindi portate pazienza. E d'altronde non posso tappare tutto, c'è sempre il sorventilatore, perché sennò se muore. Ma è estate, quindi non ci lamentiamo per il caldo, è estate, è luglio. Dunque, vi dicevo, l'ho presa da questo sito, quindi per quest'unica ragione mi conveniva decisamente. Il sito di Beautylish ha di buono che quando andate a fare il checkout per il pagamento del vostro ordine, vi dice subito, vi fa pagare subito la dogana, per cui il pacco vi arriva con corriere SDA, non viene bloccato, fermato, non dovete aspettare 290 anni. Contando che io avevo anche due sabati e domenica di mezzo, perché ho fatto l'ordine di venerdì, quindi ovviamente c'era il sabato e la domenica, c'è stata un'altra settimana, sabato e la domenica, e poi mi è arrivato. Diciamo che ci ha messo, sono da manetta, ora mi calmo, lo giuro. Ci ha messo circa 10 giorni, ma un paio di giorni è stata colpa di SDA, perché l'ha dislocato, ha fatto il giro del Lazio. Oltre ad arrivare dalla California, si è fatto anche un giro del Lazio per poi arrivare a casa mia. Ma è tutto tracciato, quindi non è che succede: oh mio Dio, mi hanno perso il pacco, non è arrivato, tranquillo. Ci ha messo 2 giorni di più perché, non lo so, il caldo gli ha dato la testa pure a loro. Arriva impacchettato perfettamente. Se siete su Snapchat avete visto la foto che vi ho messo. Qualcuno mi ha detto: oh, ma non ci fai vedere che cosa c'è dentro? Ma io ve l'avevo detto che ho preso questa palette. Quindi non pensavo, insomma, di creare tutta questa agitazione da che cosa ci sarà mai dentro. E quindi niente, era tutto perfettamente impacchettato, non solo con la plastica con le bolle multistrato, ma anche con molta carta velina che faceva da cuscinetto, bella scatola, insomma, un pacco fatto come si deve. E non ultimo, mandano sempre questi cartoncini scritti a mano in cui vi salutano, vi dicono speriamo che ti piaccia, in questo caso la palette che ho acquistato, quindi non sono quelle cose scritte anticipatamente che poi piazzano in tutti i pacchi, ma ve lo fanno personalizzato. Io trovo che sono quelle piccole cose che fanno la differenza. Questo sito non è davvero niente male, ha molti brand, alcuni dei quali si trovano difficilmente qui da noi, quindi ecco, questa è la mia esperienza, a me piace molto, ci vuole qualche giorno di più che mi sia arrivata un pochino dopo, non è che avessi tutta questa fretta di averla il giorno dopo, e quindi mi è andata benissimo. La palette in questione, magari ve la faccio anche vedere, che potrebbe essere cosa utile, non so se è utile, però magari qualcuno non la conosce, è questa. La custodia è un cartonato rigido, la custodia è tutta in questo velluto colore, boh, lilla, rosa, rosa lilla, che allora è molto bella esteticamente,
molto così rilassante da accarezzare, ma questa si sporcherà in un nanosecondo, parliamoci chiaro, comunque sia. Poi c'è un grande specchio come al solito all'interno, è magnetica e queste sono le cialde. All'interno c'è anche un pennello che io ancora non ho utilizzato perché mi dimentico sempre di lavarlo. Da una parte c'è uno sfumino e dall'altra c'è un pennello d'applicazione. Sembra in realtà un pennello d'applicazione da ombretti cremosi perché io ce li ho fatti così. Però non lo so, lo proveremo, vi farò sapere. Da qualche video sempre americano che ho visto hanno detto che non è male come pennello. Vedremo, vi farò sapere. Al momento mi dimentico di lavarlo, forse se lo lascio fuori è meglio. I colori sono questi, come vedete una gamma colori dai nude, colori un po' più intensi, ma nella gamma sempre dell'arancio, del fragola, del marrone caldo. Ci sono dei colori matte fantastici da piega, dal color terracotta al color caramello più chiaro, più scuro. È favolosa. Se vi piacciono questi colori, è favolosa. Vi posso già dire, l'hanno già detto in tante, che è una palette un po' polverosa. Come poggiate il pennello, vi rendete conto che puff, si alza polvere. Ma prima di tutto, io sono 2 giorni che la utilizzo, anche oggi ho fatto il trucco con questa e ho fatto sempre in tutti e 2 casi, prima la base, non mi sono assolutamente sporcata, perché è vero che si alza la polvere, basta sbatacchiare un po' il pennello e non ve lo ritrovate in giro da tutte le parti questa polvere, cioè si piazza dove la mettete, si sfumano benissimo, si sfumano. Non facendo una macchia unica come a volte succede con alcuni ombretti, io non avevo mai provato ombretti di Anastasia Beverly Hills e devo dire che la resa è davvero buona. Quando l'ho usata la prima volta sono rimasta truccata davvero tante ore e la sera avevo ancora proprio il trucco ben definito, colori vividi e sono di una scrivenza assoluta, cioè hanno una pigmentazione pazzesca, sia i colori matte che i colori più luminosi. Alcuni sembrano veramente cremosi, questo qui Antique Bronze, questo ha una texture che sembra addirittura cremosa, questi altri due luminosi sono pazzeschi, Vermeer e Primavera. Questo Vermeer, che questo l'ho usato anche come illuminante fotonico, è davvero ha dei colori meravigliosi, bellissima. Non vi faccio qui tutti gli swatch, se no facciamo notte, ma ce ne sono tantissimi. Che insomma di swatch ne fanno molto meglio di quanto potrei fare io sicuramente. Come vi ho detto, non volevo prendere solo quella. Una volta che facevo l'ordine per prendere la palette di Anastasia, avevo una cosa qui di Anastasia da i tempi che furono, e cioè la Deep Brow Pomade, questa qui. Nella colorazione, ovviamente, la blonde ho preso anche sotto suggerimento di Astrid, che ringrazio perché ha più o meno i miei colori. Quindi sapete che io la matita, anzi, ce l'ho qua, ve la faccio vedere. Questa è la matita di Anastasia che ho ereditato dalla Simon perché è nella colorazione taupe, ma è identica alla Pomade Blonde. Quindi per lei era troppo chiara e la sto usando io ed è meravigliosa questa matita. Ma volevo appunto da lungo tempo provare anche questa benedetta Pomade. Per chi come me ha bisogno di ridisegnare le sopracciglia in un certo modo, insomma, i prodotti per sopracciglia sono sempre quelli che ci attirano maggiormente. Di questa ho sempre sentito parlare benissimo, la sto usando da pochissimi giorni. Credo che con oggi sia il quarto giorno. E provando, perché era la prima volta che provavo un prodotto del genere, sono arrivata a scoprire che un pennello del genere, che non è assolutamente un pennello da sopracciglia, ma credo sia addirittura da Nail Art, se non erro, è quello con cui mi sto trovando meglio. Quindi ecco, ve lo volevo far vedere, sarà un pennello di 50 centesimi, mi ci trovo da Dio. Quello che faccio io è ridisegnare la prima parte del sopracciglio, dove comunque ho un po' di peletti, la seconda parte io non la ho e vado a concludere con la matita che me la definisce meglio, mi dà un tratto più preciso, almeno come piace a me, e con questo vado leggermente a sfumare tra le 2 parti. Mi sta piacendo tantissimo la resa. Questo è l'ordine quindi che ho fatto da Beautylish, vi ho detto ci ha messo circa 10 giorni, ma per i fine settimana di mezzo e perché 2 giorni il pack è andato un po' in giro, mi sono trovata benissimo, tracciabilità, tutto quanto, quindi è un sito che assolutamente vi consiglio se siete interessati ovviamente a certi brand, ve lo lascerò appunto nel box info.
Poi, all'inizio del mese di giugno sono stata contattata da un'azienda, che io personalmente non conoscevo. Ne avevo sentito parlare, ma per alcuni prodotti specifici per problematiche di cute, perché avevo visto, canali che seguo parlare di alcuni di questi prodotti, a me hanno contattato per chiedermi se ero interessata a provare i loro prodotti solari, che sono dei prodotti nuovi. Vi lascerò nel box info il sito, perché la vendita è solo tramite il loro sito, e so che fino a fine mese ci sono anche delle agevolazioni, c'è uno sconto. Ho aspettato a parlarvene perché volevo provarli e quindi dirvi anche qualcosa in merito e non solo farveli vedere, perché io per prima non li conosco, quindi non mi va di far vedere cose che poi effettivamente, soprattutto per quanto riguarda i solari, non so che tipo di efficacia o meno abbiano. Volevo spendere giusto due parole due perché mi è dispiaciuto molto ricevere dei messaggi da parte di persone che sotto i miei contenuti, che sia YouTube, che sia Instagram, non si palesano mai. Mi vieni a scrivere: guarda che non sono prodotti bio. Prima cosa, io quando decido di accettare una collaborazione, diciamo che ci devono essere dei canoni per cui dico sì e altri per cui dico no. In questo caso non mi è stato chiesto niente, mi è stato chiesto semplicemente di provarli, testare su di me l'efficacia e, volendo, posso dire quello che voglio. Se non mi sono piaciuti, vi dico non mi sono piaciuti, non mi hanno chiesto niente. Quindi, tanto di cappello perché tante aziende non lo fanno. Seconda cosa, io non è che cado dall'albero del pero, ragazze mie care. Cioè, prima di accettare qualcosa, soprattutto se sono brand che non conosco, mi informo, vado a leggere, vado a vedere. Ho persone che ne sanno più di me a livello di INCI, da cui mi sono fatta controllare gli INCI. Allora, i prodotti in questione sono della Levia, forse ancora non ve l'ho detto, è questa azienda qui. Basta anche semplicemente guardare, senza andare neanche a leggere l'INCI, ciò che c'è scritto qui dietro, non c'è scritto da nessuna parte che è un prodotto bio, quindi perché dovrei dire che è un prodotto bio? Oltretutto, perché mi dovrebbe sconvolgere l'esistenza quando chi mi segue qui sul canale da 3-4 anni, non so neanche più da quanto tempo c'ho il canale, sa che io uso i solari della L'Oreal. Vi ho sempre fatto vedere quelli. Io sul viso tutti gli anni uso l'antirughe antimacchie 50 più della L'Oreal, con cui mi trovo benissimo e tutti gli anni mi ricompro e utilizzo. Non è un canale bio il mio, non è sconvolgente che usi un prodotto che non ha parabeni ma che ha dei siliconi all'interno. Per me non lo è, cioè ognuno ha il suo canale, ognuno fa quello che ritiene più opportuno per se stesso, ma io non mi sognerei mai di andare a casa di qualcun altro a dirgli guarda che poi fai brutta figura, perché poi dici ma come dico che sono prodotti bio e invece non lo sono? Cioè, ma avete mai visto il mio video? Io sono rimasta costernata da questa cosa, soprattutto perché siete persone che io non frequento assolutamente, non vedo da nessuna parte, boh, veramente non lo so, sono rimasta senza parole. Quindi scusate se ho ritagliato questi minuti al video, ma ci tenevo veramente a spiegare queste cose perché io ci resto male, vi dico la verità, io ci resto male quando succedono queste cose qui. Comunque, bando alle ciance. Che vi stavo dicendo? Ah sì, che li ho già provati perché nel corso dell'ultima settimana, 10 giorni, io comincio a prendere il sole un pochettino per volta. Adesso mi potete dire: sì, mamma, sei abbronzata? E la risposta è sì. Abbronzata è un parolone perché comunque comincio a prendere il sole da un'oretta, un'oretta e mezza, massimo un paio d'ore, sempre con protezioni molto alte. Infatti ero contenta che le protezioni proposte erano proprio la 30 e la 50 più. E le ho usate proprio i primi giorni di esposizione queste, perché poi vi farò vedere altri solari, anche quelli già provati. I primi 2-3 giorni, 3 giorni, i primi 3 giorni che ho preso il sole, ho usato questi due. Il 50 soprattutto nella zona alta del corpo e il 30 sulle gambe, le braccia. Mi sono trovata molto bene, mi sono trovata bene. Allora, prima di tutto io non mi sono assolutamente arrossata, ma mi sono subito leggermente colorita nel corso dei giorni. Quindi già questo vi fa capire che proteggono bene. E soprattutto i primi giorni, non so se siete come me, cioè è difficile mettere in maniera uniforme il solare, quindi che succede? Che succede sempre magari all'attaccatura del braccio e ve lo dimenticate, io spesso mi dimentico il dorso della mano, questa volta no, però succede sempre che da qualche parte vi ritrovate una chiazza rossa perché non l'avete
sparso bene. Questi invece si mettono benissimo e infatti la prova è che non mi sono assolutamente arrossata da nessuna parte, neanche sulla schiena dove me lo metto comunque da sola io il solare. Quindi questa cosa mi è piaciuta molto. In più, questa cosa che in effetti mi era stata detta, hanno comunque un fattore idratante. Per me è fondamentale, avendo io la pelle secca, soprattutto sulle gambe, se non uso dei solari che vadano anche a lenire e idratare la pelle durante l'esposizione al sole, mi si secca tantissimo, divento un serpente, veramente mi si leva la pelle così, tipo serpente. Invece, dopo che facevo la doccia, cioè la pelle comunque me la sentivo morbida. Una roba che è assolutamente fotonica, questo proprio voto 10 a questo prodotto, è il doposole. Il doposole, a parte non avere i PEG, è anche senza parabeni e siliconi, è scritto qui. E qui c'è una dicitura che dice cosmetici naturali. In effetti me lo sono fatto controllare anche questo, non perché non mi fidi di Levia, ma perché appunto io controllo sempre comunque i prodotti che utilizzo, è mia norma fare questa cosa. Mi è stato detto che effettivamente ha un inci molto 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 buono. Soprattutto è tanto 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 idratante, e infatti contiene burro di karité, vitamina E, olio di riso, tante componenti, e vi assicuro che a me restano le gambe idratate perfettamente a distanza delle 24 ore, che ultimamente non succede con niente. E infatti me ne sono follemente innamorata, me lo sto tenendo da parte, nel senso che lo uso specificamente quando prendo il sole perché mi dà anche molto sollievo per la solita questione pizzicori, quelle cose lì. Mi sta piacendo davvero tanto. Quindi questa è la mia prima esperienza con questi prodotti. Vi lascio il link nell'info box se volete andarvi a informare, insomma, a vedere quello che vi pare a voi. Ovviamente a me non me ne entra in tasca niente, fate come vi pare. Poi mi ha contattato anche la Vaillant Tropic, azienda che conosco bene, di cui ho usato negli anni diverse volte tanti loro prodotti, e mi hanno mandato i due solari, il solare 30 nella versione spray, questa è la Satin Protection, appunto protezione 30, e poi questo prodotto che, come l'ho visto, ho detto, oh mio Dio, anche questo deve essere molto indicato per me soprattutto, che è il Silk Hydration Hair Soft, sempre nella versione protezione 30. Infatti vedete che sono quelli praticamente che quando andate a pigiare, a tirar fuori il prodotto, sale da sotto il fatto apposito e non si crea mai aria all'interno del prodotto stesso. Questi anche li ho usati altri 2 giorni, e questo specificamente sulle gambe, perché è molto cremoso, è bello idratante, fa un bel effetto anche proprio sulle gambe, lo sentite, sentite proprio la pelle morbida. Questo qui nella parte alta del corpo, questo è freschissimo, quando lo andate a spruzzare, soprattutto se magari lo state riapplicando e quindi state già al sole da un pochino, sentite proprio un bel effetto frescura. Però su questo io personalmente c'ho un però, non perché non funzioni, funzionano perfettamente, non mi sono arrossata, niente di niente. Ma è trasparente e io, che sono un po' maldestra in queste cose, nel senso non riesco a capire dove l'ho messo e dove no, per cui per sicurezza ne uso pure troppo, che per carità, meglio usare più protezione che meno, Però non riesco a capire dove lo metto, perché come lo vado a spruzzare e a spargere, sapete che all'inizio magari se sono bianchicci vi rendete conto dell'alone e poi si va ad assorbire, questo non fa l'alone, quindi non capisco dove lo metto. Poi sono prodotti che vi lasciano comunque la pelle morbida, ma non untuosa, quindi non vi rendete conto neanche questi sono untuosi, sono tutti resistenti all'acqua ovviamente. Ecco, questa è l'unica cosa che ho riscontrato problematicamente. Per me, poi vabbè, ovviamente, insomma, se voi siete più brave di me, beate voi. Altra cosa che mi è arrivata sempre della Vaillant è il doposole, anche questo l'ho provato, però questo sulle gambe non ci rinuncio. Quindi questo nella parte alta del corpo ha un profumo spaziale, è il profumo Highland Mango.
e lascia leggermente, ma proprio leggera, non è come altri che vi lascia sta chiazza dorata che sembrate appena usciti da una serata in discoteca, cioè boh, non lo so perché una serata in discoteca. Vabbè, comunque avete capito, troppo, alcuni li ho provati ed erano proprio troppo con la chiazza dorata. Questa invece è molto leggera, è molto piacevole perché enfatizza la sera anche un po' l'effetto primo sole che avete preso. Il profumo è fantastico ed è molto fresco, è lentivo e molto fresco, ma sulle gambe ho provato anche questo una volta, io preferisco questo qui. Tenete conto sempre delle mie esigenze di pelle molto secca. In questo kit che mi hanno mandato c'erano anche gli occhiali della Escape, questi qua che io conosco molto bene perché questi sono quelli che mi ero presa l'anno scorso, poi ci sono quelli bianchi che avevo preso 2 anni fa, diciamo che una volta all'anno in estate, questi qui, prendo gli occhiali della Escape. Mi trovo molto bene, costano poco ma hanno delle lenti veramente valide, quindi insomma se li trovate in giro, se potete dargli tranquillamente una chance perché sono degli occhiali buoni, io mi ci trovo bene. Poi della Wilkinson invece mi sono arrivati dei rasoi che non ho ancora utilizzato, però ve li faccio vedere. Ho dimenticato che i prodotti della Vian erano all'interno di questa borsa da mare molto carina che penso proprio che utilizzerò tra l'altro, quindi proprio un kit completo, molto molto carino. E invece i prodotti della Wilkinson mi sono arrivati all'interno di questa sacchetta qui, questa. E ci sono un rasoio, questo in realtà è un 2 in 1, questo qui, ed è elettrico, c'è una batteria, perché è sia rasoio che trimmer, vedete? Non, ripeto, io questi non li ho ancora utilizzati, ma hanno tutti, mi sembra di capire, delle testine, qui c'è scritto Papaya and Pearl. Sono queste testine che aiutano ovviamente nella rasatura, agevolano la rasatura e hanno anche delle profumazioni molto buone, ve lo dico. Questo non l'ho aperto, uno l'ho aperto, ve lo farò vedere alla fine. Questo è un altro e sono quelli che si attaccano all'interno della doccia. Poi vi farò vedere in quello che ho aperto perché è un'altra variante di questo. Questo è all'aloe. E appunto sempre questa testina, eccola, vedete qua, vedete il contorno delle lame, c'è questa testina, in questo caso è all'aloe, aloe e 100% natural aloe, vitamina E, sempre per agevolare appunto la rasatura. E questo è quello che ho aperto perché è il primo che mi interessa provare, lo capirete subito, è quello dry skin, yeah! Come sempre, a pelle secca, regà. Questo è il supporto con la ventosa che si attacca all'interno della doccia e questo è il rasoio. Questo qui ha il latte di cocco e l'olio di mandorla nella testina che circonda, il rasoio. Questo è tutto quello che vi dovevo far vedere. Video lunghissimo come al solito. No, come al solito no, però ogni tanto capita. Vabbè, se ci sta qualcosa in più da dire, è giusto dirla. Vi saluto, vi abbraccio e vi bacio come sempre. E noi ci vediamo alla prossima. Ciao!